cordiale saluto a tutti. Ringraziamo le autorità presenti, Sua Eccellenza il Prefetto Maria Carmela Librizzi, benvenuta tra noi Eccellenza, il Questore Giuseppe Gammino, il Delegato del Sindaco e Assessore Francesco Cannizzo della città di Vittoria, il Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Di Falco di Vittoria, il Sindaco Franco Raffo di Acate, il Delegato del Sindaco di Comiso Gaetano Scollo. Vorrei anche ringraziare il proprietario del cinema che ci ha permesso di svolgere questa conferenza qui al centro di Vittoria, Giuseppe Gambina. Grazie per la disponibilità, e a ciascuno di voi appartenente alla comunità ecclesiale, alla comunità civile, a chiunque ha a cuore il tema di questa sera. Noi concluderemo i lavori per le ore 21, così in qualche modo anche i nostri relatori, soprattutto vorremmo anche la possibilità di avere un dialogo, un confronto, alcune riflessioni e soprattutto alcune domande che potete porre appunto ai relatori. Chiedo al nostro Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Carmelo Cuttita, di darci il saluto iniziale di avvio dei nostri lavori. Prego, Eccellenza. I Vescovi hanno una sorte, devono parlare sempre. E quindi non ci può essere, è vero Eccellenza? Opportune, dice San Paolo. Vorrei semplicemente dare il benvenuto a tutti voi in questo luogo così accogliente, così bello, messo a disposizione non solo per le proiezioni e gli altri eventi che qui si svolgono. Questa sera questo luogo diventa un luogo nel quale noi ci confrontiamo. Migranti e rifugiati ci interpellano. Io credo che oggi come non mai ci sentiamo interpellati da questi fenomeni migratori, ci sentiamo interpellati dalle persone che sbarcano nelle nostre coste e cercano un futuro migliore, soprattutto quando i migranti vengono qui spinti dalla violenza, dalla guerra, spinti dalla necessità e dalla speranza di avere un futuro migliore. Io credo che tutti quanti faremmo delle scelte similari a quelle che hanno fatto tanti che si sono spinti nelle nostre coste, tutti quanti lo faremmo se ne avessimo necessità. E allora credo che dovremmo sentirci o prendere i panni degli altri, ecco, metterci nella condizione in cui si trovano per vivere questa esperienza di solidarietà e per soprattutto per prendere coscienza che i migranti e i rifugiati hanno diritto da parte nostra che diamo loro una risposta evangelica, una risposta che ci porta a non rifiutare nessuno, ma ad accogliere con i dovuti modi e seguendo quelle che sono anche le leggi che regolano il nostro paese, ma comunque aprire la porta all'accoglienza e alla solidarietà. Buon ascolto. Do la parola a Padre Rosario Cavallo, direttore dell'ufficio Migrantes, che ci introduce i lavori. Un caro saluto anche al commissario di Vittoria, dottor Rosario Amaru. Prego. In questo anno santo Papa Francesco ci invita ad entrare dentro la gioia che viene dalla beatitudine. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Se la misericordia è il modo di agire del Padre, lo deve essere dei suoi figli, della Chiesa che si fa serva di misericordia. Nel messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, Papa Francesco ricorda la premura sollecita di Dio
verso tutti e la attualizza parlando dei flussi migratori che sono in continuo aumento in ogni area del pianeta e di fronte ai quali il Vangelo della misericordia scuote le coscienze impedendo di abituarsi alla sofferenza degli altri. Nello stesso messaggio il Papa dice testualmente: i migranti sono nostri fratelli e sorelle che cercano una vita migliore lontano dalla povertà, dalla fame, dallo sfruttamento e dall'ingiusta distribuzione delle risorse del pianeta, che equamente dovrebbe essere divisa fra tutti. Non è forse desiderio di ciascuno quello di migliorare le proprie condizioni di vita e ottenere un onesto e legittimo benessere da condividere con i propri cari? Questo vero e proprio esodo di popoli non è il male, ma il sintomo del male. Quello di un mondo ingiusto, caratterizzato in tante regioni da conflitti, guerra e povertà estrema. L'esperienza dei migranti e la loro presenza ricordano al mondo l'urgenza di eliminare le disuguaglianze che rompono la fraternità e l'oppressione che costringe a lasciare la propria terra. I migranti sono il grido dell'umanità sofferente che cerca giustizia e solidarietà. Di fronte alla crisi economica che sta colpendo fortemente sia tante famiglie italiane che di immigrati, ci si rende conto della necessità di attivare una rete di solidarietà che favorisca aiuti concreti a chi resta senza lavoro e per chi, immigrato in particolare, corre il rischio di perdere anche il permesso di soggiorno e di dover rimpatriare con grande sofferenza insieme ai figli e la famiglia. Resta determinante quindi la necessità di incontrarsi e di conoscere la loro cultura, gli usi, i costumi e le tradizioni, di educare e formare i ragazzi, i giovani e la comunità ad una nuova cultura di accoglienza, basata su relazioni meno superficiali e più integrate. Le diversità non debbono creare muri, ma servire come ponti su cui impostare vie di dialogo e convergenze amicali e di condivisione, operando uniti per una società più giusta e solidale e pacifica. Nell'esortazione Evangelii Gaudium, il Papa sul tema dell'immigrazione afferma: esorto i paesi ad una generosa apertura che invece di temere la distruzione dell'identità locale sia capace di creare nuove sintesi culturali. Come sono belle le città che superano la sfiducia malsana e integrano i differenti e che fanno di tale integrazione un nuovo fattore di sviluppo. Durante l'Angelus del 6 settembre scorso, Papa Francesco, di fronte alla tragedia di decine di migliaia di profughi che fuggono dalla morte, ci invitava a essere loro prossimi e a dare loro una speranza concreta. Da qui l'accorato appello alle parrocchie, alle comunità religiose, ai monasteri e ai santuari di tutta Europa ad esprimere la concretezza del Vangelo e accogliere una famiglia di profughi. La nostra diocesi, sollecitata da ormai oltre 30 anni dalla cospicua presenza di migranti, è attiva da anni in un percorso di vicinanza e integrazione tramite le diffuse esperienze
di prima e seconda accoglienza, l'attenta opera di ascolto e di studio e il lavoro pedagogico svolto nelle comunità, nelle scuole, nelle istituzioni. Ma molto ancora rimane da fare per superare l'indifferenza, il timore e i pregiudizi. Dopo l'invito del Papa, la Conferenza Episcopale Italiana ha pensato a un vademecum che possa aiutare a individuare forme e modalità per ampliare la rete ecclesiale dell'accoglienza a favore degli immigrati, affermando che prima dell'accoglienza concreta è decisivo curare la preparazione della comunità, articolandone alcune tappe di informazione e formazione. L'incontro di stasera vuole essere l'inizio di un percorso formativo e informativo che accompagna la comunità civile ed ecclesiale, perché l'integrazione diventi vicendevole arricchimento. Concludo ringraziando Sua Eccellenza Monsignor Guerino di Tora, Vescovo Ausiliare di Roma, Presidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni e della Fondazione Migrantes, per la sua disponibilità, nonostante i molti impegni, è arrivato oggi e domani parte, e per la sua cordialità. È stato anche direttore della Caritas di Roma, e quindi passo la parola a lui perché possiamo accogliere dalle sue parole quello stimolo a formarci e informarci su una autentica e vera accoglienza.